impianto GPL. L'ho messo qua dietro. Adesso qui ho fatto una copertura, no? Ci ho allungato quella esistente, così che sopra gli posso appoggiare la cassetta magari per i lavori, insomma, no? Cose varie. E questo è l'impianto GPL. Ecco, qua dentro una tanica da 100 litri, 75 sono quelli effettivi, e mi valgono circa 600 km. Sotto lo uso anche come vano per appoggiare altre cose. E voilà, no? Lì gli ho messo un pannello per appoggiare questa borsa porta chi vuoi, la sistemazione giusta. Altre due cose da mettere sono lo zainetto tattico preparato per la guerriglia, per accendere il fuoco, un pentolino, un poncio per la pioggia, un apribottiglie, una batteria di quella manovella, no? Poi abbiamo qua il triangolo, che lì non ci stava, o magari vediamo di sistemarlo diversamente, insomma, e poi un tarp, un altro tarp, una maca, corde. Questo qua conviene sempre tenerlo, perché se ti trovi nel fango da qualche parte, no? Sono delle cinghie in plastica da mettere nelle ruote. L'ho provate nella mini e vanno benissimo. Però col freddo il giorno dopo si è spaccata mentre facevo la salita. Quindi vanno bene se ti devono tirare fuori da qualche situazione. Cos'altro? Un'altra corda, borse, tracci, insomma di roba ce n'è. Non sembra, ma ce n'è. Qualcuna cosina, un'altra, c'è sempre. Però ho eliminato una scatola. Questa qua va in casa. Le due plafoniere. Qua, queste le devo lavare. Mannaggia, queste. E poi le sistemerò. Però è più organizzato. Arrivo. Capito? Organization. Sotto il pannello lui c'è l'impianto a gas, come abbiamo visto. E cassetta, attrezzi vari, corde. Corde, tappi della benzina che non sai mai. E poi qua altra cassetta, lì ci sono i mozzi, quelli vecchi, questo per la ruggine, questo también, e questo silicone da spruzzare dove vuoi. Cos'altro? Corde elastiche. E una cinghia del motore, il crick e via. No? Questi qua sono da importanti, questi qua conviene tenerli. Questi, capito? Un tarp, ombrelli, profumi, pennello, bla bla, questo. Questi due, per esempio, li possiamo togliere, li mettiamo qua insieme agli altri, così non litigano. E la scopa per la neve, e per la polvere, la pinza, che questa non c'entra, la mettiamo lì. Le due taniche che sono da riempire d'acqua. Il cacciavite niente, il trapano nemmeno. Le punte via. Borsa
con le borse, sacchetto con gli stracci, sacchetto con altre borse di plastica. Queste sono di stoffa e invece lì ci sono quelle di plastica. Le borse servono sempre, non sai mai. La tanica di benzina rimane lì dietro e io direi che siamo a posto qua, da questo lato. Mentre invece dall'altro lato che cosa abbiamo? Era già aperto, che cazzo lo riapri a fare, ok? Bene, qui che cosa abbiamo? Ho rimesso un altro sedile, quindi ci sono due sedili, ma dai, quattro posti vanno. Il mobiletto, quello lì è movibile. Lo metti dove vuoi, lo puoi togliere, ti ci siedi sopra, no? Lo puoi usare come appoggio, lo puoi usare come area per metterci il fornello del gas. Qua da sistemare. Questa qui è la zona materasso per dormire. È inutile che io mi metta là una misera brandina, no? Sì, è vero, la posso fare che slide, no? E dopo sopra metterci il materasso, ma comunque mi prende sempre troppo spazio. E non solo, ma io questo qua lo posso togliere in un flash e posso caricare. Mentre invece se mettessi là una base, insomma, mi crea più peso. Qui ho messo il separé, così come un altro piccolino dall'altra parte che abbiamo visto. Lì ci sono tutti bla bla da sistemare. Un puff che praticamente è vuoto come questo, no? Però questi vanno bene anche da mettere fuori per sedersi. Tengono il peso. E cos'altro? C'è qualche cos'altro? Questo qui? Cosa c'è? Ah no, ecco, qua sono tutte caramelle, carta igienica e caramelle. Caramelle, carta igienica. Quest'estate sarà da togliere tutti i pannelli e quantomeno controllare com'è l'umidità. Però se devo dire, se devo dire che devo dirlo, questa roba qui è giusto, no, per il freddo della notte, ma non è che sia bagnata, quindi penso che tenga abbastanza. Ma vedo qua però delle gocce di acqua. Questo qui è scappato chissà da qualche parte. Qui mi sembra che sta venendo giù l'acqua. Vedo che qua ci sono delle gocce. Insomma, dovrò smontare il pannello, lo so, lo devo fare. Quest'estate, questa primavera, quando farà più caldo, toglierò il pannello, i pannelli, e dovrò anche togliere tutto il rivestimento. Però almeno qui hai un posto per dormire, hai il posto per sederti. Hai un tavolino, hai un altro tavolino, hai puff da mettere fuori, però questi puff, insomma, tutto è sempre nella rinascita, nell'evoluzione. Qua prenderò poi delle ventose, sono due ventose che applico qua sopra al tettuccio, no? Metto il tarp che mi esce fuori di 2 metri circa. Forse anche 3, non mi ricordo quanto è grande. In ogni caso mi esce il tarp, due sdraio da tenere dentro, perché così metto il tarp, mi metto lo sdraio e poi mi ci siedo sotto il tarp, on the side of the watts, e il gioco è a posto. Questa qua è zona comunque sempre da carico, fai la spesa, metti la roba qua dentro, hai della roba da caricare, la metti qua dentro, non c'è molto peso, è proprio giusto il necessario. Però bombolette queste me le devo portare, questo qui è inutile che me le tengo in casa, le porto con me, no? Le porto a fare un giro. Il grassatore, lo sgrassatore, lo... miau!
Bene, io direi che ci siamo. Le cassette queste qua che si piegano sono comode, pratiche, ti servono, le apri, non ti servono, le chiudi. E via, ti prendono poco spazio. Questo qui, questa mi sembra, qua avevo dentro tutti i colori. Prima avevo tutti i documenti del food and beverage, poi gli ho messo, anzi, prima ancora tutte le mappe. Poi i menu, tutto il materiale del food and beverage, la collezione di menu che ho. Poi i colori, i trucioli delle matite, temperate e adesso materiale da lavoro. No, l'ho bloccato, cioè sì, c'è questo gioco qua, ma non è che... No, non scappa, ecco, questo è quello che voglio dire. No? Non scappa, va, fa la sua parte. E all'occorrenza si toglie subito, no? Capito? All'occorrenza lo togli, così come questa. All'occorrenza togli e via. Sotto lì non gli ho messo niente. Di là invece ho lo zaino tattico, that's it. Questo è quanto. Quelle, i sacchetti lì non è che mi piacciono tanto per ora, no? Vorrei tenere tutta quella zona lì libera, ma per adesso va bene così. Mi sembra che è pronta. Mi sembra che è pronta. Avrei in mente un paio di viaggi da fare e qua mi conviene muovermi, altrimenti qua non si fa più niente. Guarda che bello anche questo, eh? Bel cucinone anche questo qua, materassone che va benissimo, insomma io qui ci sto ottimamente, per due persone va bene, una persona ottimo, due persone bene e tre persone no, ti ci va. Un altro, tre persone non va. Tre persone sì, all'occorrenza, ma non va. Rimani troppo schiacciato. No, insomma, non va bene. E poi dipende anche da quanto sono grandi le persone, no? Tre persone da 100 kg l'una non vanno bene qua, capito? Questo pannello da togliere prossimamente, adesso non si può, ma prossimamente lo metterò. Poi qua ancora devo mettere la tendina, qua mi ci va una tendina. Ho messo questi vetri oscurati, erano i primi così, ho detto dai, li metto, ma vanno e non vanno, no? Adesso qua gli metterò un adesivo dei gatti per coprire quella faccina. Gli adesivi che ho messo mi piacciono e non mi piacciono. Per adesso li ho messi e li tengo, no? Per adesso la croce di Malta, dai, una bella... I mozzi, nonché l'Okinabs, in realtà, dipende come lo pronunci. Il 100, questo qua, devo mettergli il 90, perché a 100 non ci vado. Devo mettergli un altro adesivo... Lo speed limit ai 90. Ciao. E le tendine, queste qua, comprate a Cancun. Dai, sono belle queste qua. In Messico, vuoi dirgli di no? Anche questo, bello, sì, ma non sono tanto convinto. Per adesso le lascio. Poi, questo qua va benissimo. Questo mi piace. Questa, ok, ma è una stella americana. È una stella americana sul mezzo russo, cioè non è che, però mi è venuto in mente dopo, però mi piaceva e allora l'ho messa, no? Se magari aspettassi prima di mettere, queste qua sono tutte le colate che non so come mai continuano a venire fuori, gli ho messo il silicone tutto intorno e vedo che gli ha dato una copertura. Ma ugualmente però vengono fuori tutte queste colate nere. Queste colate nere.
Cos'altro? Il muso è molto e di importante. tenerlo aperto. Vedo qua una punta. Sì, in effetti non erano dei fari, però ho detto dai, mi si erano questi qua andavano, ok. In effetti questo qua si muove un po', capito? Questo qua si muove un po'. Qua è andata a finire così, quello lì ancora bisogna sistemarlo perché fa. Però dai, siamo nel 2020, cioè questa è una macchina del 2019, ma cazzo, ma la Watts, ma che le sistemi, no? Io le macchine che avevo visto, la macchina che avevo visto là ad Asciano aveva già un tot di anni ed era lì fuori, quindi aveva fatto la ruggine. Però io ho detto, vabbè, quella lì è una macchina, forse era del 2016, non so, non me lo ricordo. Però ho pensato, sicuramente quelle che escono fuori, tipo vuoi mettere un anniversario l'avranno fatta con più criterio, no? Ma quando mai? Cioè, proprio. Sono macchine che tu le compri e le devi curare. Se tu la curi, lei cura te. Se non la curi, però se io la compro la macchina, cazzo, ma dammela già curata. Non è che devo stare lì e spenderci tempo. Cioè, ecco, qua gli ho messo come si chiama? Un liquido antiruggine e devo dire che ha fatto la sua parte. Ha coperto bene. Adesso un'altra parte dove dovrei farlo è tutta la canaletta qua sopra. Tutta la canaletta, questa qui è da fare. Vedi? Guarda, tutte le colate. No? Questi qua per adesso, meno male che l'ho messo questa protezione. E poi piano piano se ne va via e poi la rimetterò. Ma almeno mi dà una protezione all'interno delle fessure. Vedi com'è? Va bene, però alla fine ci siamo. Visual. Siamo pronti.